Due compleanni speciali festeggiati nello stesso giorno. Da una parte i 5 anni compiuti dalla sezione tranise dell'Associazione Nazionale dei Vigili Urbani in Pensione, dall'altra i 145 anni dall'istituzione del Corpo delle Guardie Municipali di Trani. Doppia ricorrenza celebrata nella sede dell'ANVUP di Corso Imbriani, con l'esposizione al pubblico del Museo della Guardia Urbana di Trani e dei documenti che confluiranno nella nascente biblioteca storica del Corpo dei Vigili Urbani. Il materiale è variegato e per questo motivo di grande interesse. Agli antichi codici e regolamenti appartenuti alla storia di Trani si alternano divise d'epoca, foto che ritraggono squarci della città nella prima metà del Novecento, cartine geografiche del 1100. Un patrimonio, dicono dall'associazione, chiamando in causa l'amministrazione, che speriamo di poter collocare in luoghi più grandi e meglio organizzati, come ad esempio le sale di Palazzo Beltrani. Ritengo che non ci sia futuro senza ricordare il passato. Questo ci serve sicuramente per ricordare i nostri colleghi che hanno servito la città di Trani, la civica amministrazione, e sicuramente serve per ricordare il prossimo futuro e per servire ancora con fedeltà questa città. Ringrazio soprattutto i soci dell'Associazione Nazionale dei Vigili in Pensione che con la loro dedizione, con la loro cura nei particolari stanno facendo un lavoro encomiabile e stanno ricostruendo quello che è stato un nostro passato anche recente che servirà a memoria per le generazioni future. La Polizia Municipale Tranese ha una storia antica e gloriosa, ricordano ancora dall'associazione, ed è una sconfitta per tutta la città vederla ora operare con un numero di unità assolutamente insufficiente a soddisfare le esigenze di sicurezza del territorio. Su una pianta organica di 110 tra ufficiali, sottufficiali, comandanti e operatori, attualmente siamo appena 28. Ci auguriamo che le normative nazionali possano permettere di aprire degli spiragli e possano derogare e quindi far sì che la pubblica amministrazione possa bandire un concorso minimo di 40-50 persone. Parliamo di giovani, di ragazzi che possono sicuramente riportare ai fasti il corpo della polizia locale.